Commemorata in Palazzo del Pegaso l'alluvione che colpì la Versilia e la Garfagnana il 19 giugno 1996, causando 14 vittime. Un evento che ha dato il là a un modello di ricostruzione innovativo, ma che non ha insegnato del tutto a prendersi cura del territorio. Per ricordare la tragedia, prevista anche una mostra itinerante. Presentato il bando Toscana Spot 2021, che ha come finalità la rappresentazione della Toscana nel 2050. Un premio che per il Corecom non rappresenta solo un semplice riconoscimento, ma anche un modo differente di vedere il territorio. Mazzeo, dagli occhi dei nostri ragazzi passa il futuro di questa terra. Una bomba d'acqua e poi la piena che trascinò via tutto quello che incontrava sulla propria strada. Il 19 giugno 1996 parte della Versilia e della Garfagnana furono colpite da un nubifragio devastante. In poche ore si riversarono sul terreno quasi 50 cm di pioggia e 14 persone persero la vita. Un evento mai visto prima e che cambiò anche il modo di procedere negli interventi di soccorso e nelle fasi di ricostruzione, mettendo in pratica il cosiddetto modello Versilia, come hanno evidenziato sia Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, che Vannino Chiti, all'epoca presidente della Toscana. Fu una tragedia vera che segnò la vita di tante cittadine e di tanti cittadini della Toscana, che ci mandò un monito forte. All'epoca, quel 19 di giugno, io lo ricordo perché stavo svolgendo gli esami di maturità e mi toccò profondamente. Dopo pochi mesi sarei arrivato a Pisa e vedere quelle immagini, persone trovate morte in mare. La forza della natura all'epoca sembrava un fatto casuale, in realtà nel tempo ci siamo resi conto che i cambiamenti climatici hanno toccato pesantemente il nostro territorio e quello che è avvenuto nell'Alta Versilia non è nient'altro che un messaggio forte che la terra ci manda e su cui la politica deve investire di più. Penso a tutto quello che abbiamo fatto e che dovremo continuare a fare sul tema del dissesto idrogeologico. Penso alla necessità di forti investimenti anche nel PNRR in questa direzione. Oggi ho voluto che si svolgesse qui in Consiglio regionale questo momento di presentazione per mandare un messaggio, il messaggio che questa è una delle nostre priorità su cui dobbiamo lavorare e che dal ricordo di quelle vittime c'è anche l'impegno che dobbiamo mettere in campo. Sono contento che qui insieme al sindaco di Stazzema oggi ci siano due persone che con impegno, passione, dedizione e la buona politica hanno seguito quei periodi davvero bui, l'ex presidente della regione Vannino Chiti, Paolo Fontanelli che era commissario in quel momento delicato. Li ringrazio perché la loro presenza qui oggi dà il segno della necessità che noi abbiamo, partendo dal ricordo, di mettere in campo tutte le azioni che possono servire per fare in modo che quello che è accaduto non accada mai più. Ho ricordo di una situazione drammatica di cui era difficile rendersi conto. A livello nazionale parlo, perché quel giorno in Italia niente diceva che ci sarebbe stata una pioggia, è stato credo il primo caso di un uragano da noi, di una bomba d'acqua qui da noi in Italia. E anche a pochi chilometri da dove avveniva c'era un altro tipo di tempo, c'era il sole e non ci si rendeva conto. Le vittime e poi la fatica, l'impegno della ricostruzione con un rapporto molto positivo con i sindaci, con le popolazioni e con il governo nazionale. Tant'è che da allora si parlò a livello nazionale per affrontare questi fenomeni con la protezione civile di metodo Versilia, di impostazione che era stata seguita con successo. A esplicitare questa tipologia di piano di azione è stato lo stesso Chiti, che riuscì con la complicità governativa ad avere quasi carta bianca per velocizzare i tempi di intervento. Ma non solo, perché, come ha ricordato Mazzeo, quella tragedia ha aperto gli occhi anche alla politica, mostrandogli la necessità di provvedere alla tutela del territorio, con investimenti costanti. Il metodo Versilia consisteva nel fatto che il governo nazionale attribuiva alla regione la responsabilità dopo la fase di massima emergenza
che era di risolvere i problemi dei danni dei cittadini, noi riuscimmo, ci demmo un obiettivo, a volte bisogna dare anche obiettivi che sembrano lontani, dicemmo dobbiamo riuscire con l'autocertificazione a fare prima per i rimborsi di quanto fanno in Germania. Non solo ci riuscimmo con la collaborazione dei sindaci e con l'autocertificazione, ma risparmiamo soldi. E poi nella ricostruzione avere un rapporto positivo con le popolazioni, con la messa in sicurezza, Cardoso è stato ricostruito, e con un metodo che era questo. Una ditta che vinceva un appalto, perché il regime commissariale ha procedure eccezionali, una ditta che vinceva l'appalto non poteva partecipare a altri appalti di lavori finché non aveva terminato quello che aveva vinto, e c'era stata una valutazione positiva sull'esito del lavoro. Questo fu il metodo che seguimmo, e io sono riconoscente ancora nel pensiero sia al governo nazionale, allora Napolitano era ministro degli interni, Prodi era presidente del Consiglio, Barberi, Franco Barberi era il commissario e poi il sottosegretario alla protezione civile. Quell'evento come quello di Livorno di qualche anno fa ci hanno insegnato che la priorità deve essere quella del rispetto del nostro territorio. Noi negli anni siamo sempre stati una regione che sul rispetto del territorio ne ha fatto una linea politica, una linea di indirizzo politico forte, però non basta. Abbiamo investito 100 milioni di euro l'anno negli ultimi anni per contro il dissesto idrogeologico, ma qui servono scelte strutturali. Ecco perché nel piano nazionale di ripresa e resilienza noi dobbiamo metterci tante risorse che vanno in questa direzione, perché quello che è accaduto, come ho detto, non ricada mai più. Insieme a Chiti, uno dei protagonisti delle settimane e dei mesi successivi fu Paolo Fontanelli, nominato commissario per la ricostruzione. Nel suo racconto ha ricordato quegli istanti e sottolineato come, al di là dell'evento atmosferico eccezionale, anche l'opera umana contribuì a spianare la strada alla piena. Un punto rilevato pure da Maurizio Verona, sindaco di Stazzema, che ha posto l'attenzione sulle persistenti difficoltà delle comunità montane, sempre più risicate e lasciate in balia dei loro disagi. Le vicende aprono una stagione di straordinaria novità, perché le competenze della protezione civile non ce le avevano le regioni, e quindi fu la prima volta in cui la regione fu chiamata, allora era sottosegretario professor Barberi, all'idea di guidare il processo di uscita dall'emergenza e di ricostruzione. Quindi fu, come dire, allora per quell'epoca uno dei primi passi verso l'idea, un'idea di federalismo, di decentramento molto forte, anche di una materia come quella della protezione civile, che era sempre stata una materia con un alto grado di centralizzazione. La regione si misurò con quella sfida in maniera innovativa. Noi aprimo un ufficio straordinario a Pietrasanta, portando lì tra alcuni tra i dirigenti migliori della regione. Stabilimmo un rapporto quotidiano non solo con le amministrazioni comunali, i sindaci, ma anche direttamente con i comitati degli alluvionati, con le popolazioni. Insomma, si diventò un punto di riferimento che permise di portare avanti un processo di ricostruzione molto complicato, molto difficile, relativamente in poco tempo, perché in 4 anni insomma, sostanzialmente fu conclusa tutta l'opera di ricostruzione. E di farlo attraverso un rapporto molto intenso, forte con la popolazione. C'è un processo di partecipazione democratica che dimostrò di funzionare molto bene. Ecco, ovviamente i problemi, gli ostacoli c'erano dall'inizio, ci furono fasi anche difficili di polemica sull'interpretazione delle ragioni di quel disastro, che diceva che era colpa della cementificazione. In realtà quello che venne fuori è che quell'evento, per la prima volta in Italia si parlò di una bomba d'acqua, fu questo lo che scatenò, e che ebbe un effetto distruttivo, perché quella bomba d'acqua provocò le frane, enormi frane dei castagneti abbandonati. Cioè poneva questo problema, cioè che la montagna, che il territorio, se non è curato, se è abbandonato, può diventare un pericolo. Rimane una ferita aperta, perché quell'evento atmosferico ha portato via 14 persone, quindi un evento straordinario, come già chi mi ha preceduto vi ha raccontato, una bomba d'acqua,
in una porzione piccolissima del territorio dell'Alta Versilia che ha distrutto un'intera vallata, Cardoso, Ponte Stazzemese, Ruosina, fino alla foce del fiume Versilia, portandosi con sé 14 vittime, una delle quali non è stata mai ritrovata. È stato un dissesto enorme in una montagna che era una montagna antropizzata. Il comune di Stazzema fino a qualche decennio prima contava 7.000 abitanti, oggi siamo in 3.000 abitanti. Il nemico della montagna non sono alcune situazioni, ma è lo spopolamento. E lo spopolamento avviene per un elemento semplice, perché non ci sono politiche che favoriscono il permanere dei residenti nella montagna toscana italiana, per esempio politiche di defiscalizzazione a favore di chi vive in montagna. Per esempio in questi giorni noi sindaci stiamo lottando per mantenere le scuole aperte in montagna, mentre invece c'è una tendenza a chiudere le sezioni delle scuole. Ecco, questo vuol dire distruggere la montagna, vuol dire fare danni non in vite umane, ma come ha fatto l'alluvione nel 96. La tragedia oggi è raccontata nella mostra Contatto 1996, realizzata grazie alla collaborazione dei quattro comuni della Versilia storica, una rassegna diffusa tra Stazzema, Seravezza, Forte dei Marmi e Pietrasanta e firmata dagli artisti Jennifer Deri e Michele Pardini e curata da Lorenzo Belli. Immaginarsi la Toscana nel 2050, una sfida che il Corecom ha voluto lanciare ai videomakers nell'ambito del concorso Toscana Spot 2021, che ha come sottotitolo Ritorno al futuro. A venire premiati saranno i tre migliori spot, un progetto che va di pari passo con l'impegno del Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, deciso a gettare in questa legislatura le basi per la Toscana che verrà. L'idea è quella di rappresentare con gli occhi delle ragazze e dei ragazzi più giovani quella che sarà la Toscana dei miei figli, delle nuove generazioni, ha affermato Mazzeo. Un'intenzione rilanciata da Enzo Brogi. Non è un'idea fantascientifica, non vogliamo degli spot sulla fantascienza, ma vogliamo degli spot che guardino concretamente a quello che la Toscana sarà dopo la pandemia, ha aggiunto il presidente del Corecom. È un'idea che ho lanciato all'inizio di questa legislatura, quella di rappresentare con gli occhi delle ragazze e dei ragazzi più giovani quella che sarà la Toscana dei miei figli, la Toscana delle nuove generazioni. Ringrazio Enzo Brogi che subito ha accolto questa sfida, ha deciso come Corecom di lanciare l'idea di premiare i migliori filmati che possano rappresentare quella che sarà la Toscana del 2050. Io mando un appello a tutte le ragazze e ragazzi toscani, partecipate, date il vostro contributo, provate a raccontare con le vostre lenti quella che sarà la Toscana di domani. Come sarà il turismo nel 2050? Come sarà l'agricoltura nel nostro territorio? Tra città d'arti e piccoli borghi, come riusciremo a farli crescere insieme? E le tecnologie, come impatteranno sulla vita dei cittadini, che cambieranno in maniera notevole? Ecco, attraverso gli occhi e le lenti dei ragazzi e delle ragazze più giovani, vorrei che venisse fuori davvero l'idea della Toscana del futuro. Io in queste settimane ho deciso di andare spesso nelle scuole e lo farò per tutta la legislatura. Devo dire che è stata l'esperienza più bella che ho vissuto in questi mesi. Grande contaminazione, grande capacità di leggere il presente e il futuro. Il tema è quello, senza però lasciarci coinvolgere troppo nella fantascienza. Noi vorremmo offrire l'opportunità a giovani, in modo particolare filmmaker della Toscana, la possibilità di raccontarci come loro vedono il 2050. Raccontarcelo dando spazio alla creatività, alla fantasia, immaginando, e l'immaginazione si sa che è la massima espressione della libertà. E allora questi stimoli possono divenire un messaggio, un'idea, uno stimolo per quello che potrà essere la Toscana nel 2050. Una Toscana che avrà vissuto però questa situazione di pandemia che comunque modificherà in tutti noi le abitudini, le culture, e allora vedere come lavoreremo nel 2050, come ci muoveremo nel 2050,
come costruiremo le nostre città nel 2050. Molte cose cambieranno. La speranza però è che i ragazzi, nel costruire questi spot, ci offrono un'occasione positiva, quindi molto più quello in cui credono che molto di più di quello in cui potrebbero temere. Al vincitore del concorso andranno 5.000 euro, mentre al secondo e al terzo classificato andranno rispettivamente 3.000 e 2.000 euro.